Sindaco, dopo i lavori di riqualificazione viene consegnato alla città un altro spazio urbano. Ah, questa è una piazza per noi simbolicamente molto importante, per quelli della mia generazione. Era lo spazio nella città, quella dinamica dei giovani, c'era la movida, il passeggio dei ragazzi della mia età, quando eravamo ragazzi 16-17 anni, la mia generazione ha frequentato proprio questa piazza. Era brutto vedere questa piazza un po' abbandonata, quasi in una situazione di degrado, dove nonostante gli interventi dell'amministrazione comunale, anche di concerto con alcuni esercizi del territorio per gestire in convenzione questa manutenzione, per dare vitalità a questa piazza, c'era comunque una situazione di abbandono. Abbiamo difeso strenuamente il giudice di pace qui, che costituisce un punto nevralgico di vitalità, gli avvocati che vengono, che rivitalizzano in qualche momento anche il tessuto commerciale del territorio, e poi c'è la necessità di dare un apporto importante, il messaggio forte che insieme si può, ecco, con i commercianti, con Bisceglie Viva, che ha chiesto questo finanziamento a livello regionale, che noi abbiamo gestito insieme a loro, dando tutti gli apporti possibili dal punto di vista burocratico, dal punto di vista anche del sostegno costante anche nella futura gestione e programmazione delle attività su questa piazza. Beh, questo è un fatto importante, perché significa che la città ha a cuore lo sviluppo economico, ma soprattutto i luoghi di aggregazione sociale e culturale, oltre che l'occupazione dei giovani. Ed è bello vedere oggi che si ritorna a frequentarsi in questo modo. Ecco, con un pizzico di commozione vado anche indietro in questi 10 anni, a quando abbiamo inaugurato a Piazza Diaz la stazione ferroviaria, il Parco Unità d'Italia, Parco Sant'Andrea, le fontane alla stazione, Parco Don Milani a San Pietro, il recente giardino e Parco alla Santa Caterina. Una città stravolta e cambiata, tanti luoghi di degrado che diventano luoghi di culto dell'ambiente e del rispetto della socialità. Ecco, da questo punto di vista mi piace vedere una città che continua a crescere e che, nonostante i tanti trabocchetti della vita politica quotidiana e anche un pizzico di cattiveria gratuita qualche volta, non ostacolano la grande crescita e il progresso che stiamo facendo insieme all'amministrazione comunale, ma penso insieme a tutte le associazioni e a tutte le persone che amano e vogliono bene a questa città. Qual è stato il ruolo, insomma, della vostra associazione all'interno della realizzazione di questo progetto? Noi siamo stati i promotori del progetto di riqualificazione di Piazza San Francesco in virtù di un bando regionale che metteva a disposizione dei fondi per riqualificare le aree di interesse storico nel centro della città. 2 anni fa abbiamo fatto nostro questo bando, abbiamo presentato un progetto coordinato con l'amministrazione e con il consenso dell'amministrazione comunale, ed oggi questo progetto è diventata una realtà. Offriamo alla città una nuova area riqualificata. Riteniamo che il commercio di vicinato non possa prescindere dalla creazione di queste aree fruibili dai nostri cittadini.